per noi. Noi siamo gli unici oggi a lavorare, Sabrina Orlandi. Poi le chiederò se posso. È la figlia. Non voglio essere inopportuno, importuno. Non vedo invece Gian Maria Mani. Poi andremo in chiesa, torneremo poi in chiesa, forse. Bene, 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 allora. E restano, si incanutiscono i capelli. Pazzo! Sì, ma faccio caldo qui, intanto cosa ci metto a piedi qua? Castiglione. Michele, glielo posso chiedere con Riccardo Di Stefano? Zagnoli, siamo, sì, Riccardo. Salve. No, non l'avevo notato. Beh, ha assaporato il finale di carriera di Stefano, no? Il verso la pensione praticamente, però è il Carlino oggi. Non l'ho chiesto a Mazzucca e ho sbagliato. Era un simbolo di Bologna, no? Ho visto tanti giornalisti, ma anche ho visto il centro di coordinamento, il gonfalone del Bologna. All'inizio pensavo direttore fosse o provincia o comune, invece era il Bologna Calcio, che non avevo mai visto da vicino. Il suo, se chiude gli occhi e pensa a Stefano Biondi? Ci rivediamo bambini a Milano Marittima, perché io lo conosco da allora. Ah, mi scusi, pensavo. No, io non, quando sono arrivato a Carlino lui era già in pensione. Insieme a tutte queste persone che sono qua eravamo il gruppo di amici che io non riconosco, sono tutti bolognesi, ragazzi a Milano Marittima insieme, e io faccio giornalista perché ho conosciuto Stefano Biondi e mi sono innamorato del mestiere. Mai avrei immaginato, non è facile arrivarci. All'inizio pensavo mi dicesse papà Dino piuttosto, che è stato direttore. Ho conosciuto anche Dino e poi c'è papà suo che è Luca Goldoni, suo padre, lui è Alessandro Goldoni, quindi io ho conosciuto anche Luca, che è un altro mito per me, però il coetaneo mio che mi raccontava del giornalismo era Stefano. Io, per me era una delle persone che ha candidato di più la mia vita. Incredibile. Non ha mai pensato, io che ho fatto un'ora lunga, un'ora divagando con Diego Costa, che erano insieme per 12 anni, non ha mai pensato di, cioè lui era Bologna, so, mi ha detto che giocava a basket, bravo Mancino, lei lo saprà, tiratore Mancino, ma solo sport o comunque solo Bologna, non gli è mai venuto in mente di fare come Paolo Francia, Italo Cucci, di svoltare e andarsene in cronaca, no? A Stefano, lei che lo conosceva così bene. Beh, non l'ha fatto, però lui avrebbe potuto farlo benissimo, perché era un grandissimo raccontatore, un grande narratore, qualunque cosa narrasse, non solo di sport, anzi quando si usciva si parlava pochissimo di sport. Faceva anche pagine, direttore o mai? Era talmente preso dal Bologna? Io non c'ero quando lui lavorava a Carlino, probabilmente le ha anche fatte, però la sua forza era la capacità di raccontare, in questo lui era il numero uno. Ha idea di chi fosse il suo campione preferito? Me l'aveva fatta allo stadio ed è nel materiale che ho perso con la chiusura di un canale YouTube, i tre campioni, i tre giornalisti. Mi ha risposto ieri Diego, ma due non li ho mai sentiti, andiamo in un trapassato per me almeno. Lui ha citato Turrini, che io non... Turrini, ma no, un altro Turrini. Turrini che lavorava con suo padre a stadio, quando esatto. Dino era direttore di stadio dal 72 al 75, e c'erano Turrini, Bortolotti, Biagi... Ah, quindi in qualche modo ha lavorato anche con Enzo Biagi, Stefano? No, non il padre. Biagi. Alfeo Biagi, che era a stadio. Poi c'era Severo Boschi, c'erano molti giornalisti del Carlino di stadio degli anni 70 che Stefano da bambino ha incontrato. Anche perché il palazzo era insieme e lo è stato un po' prima della sua, fino a un po' prima della sua direzione, no, molto prima. Proprio. Stadio non è più del Carlino dal 76. No, intendo il palazzo, via Emilio Mattei è stata sede fino a quando l'hanno chiusa pochi anni fa. Se chiude gli occhi il ricordo più nitido, escluso la spiaggia di Milano Marittima, o il libro preferito? No, ricordo che ho io, l'ho scritto sul Carlino il giorno dopo, quando noi
andiamo a vedere al mare amici miei, un cinema all'aperto, c'è uno dei protagonisti, Filippo Noire, che fa giornalista, tra l'altro alla Nazione, che è del gruppo, e ha una Mini 90 bordo, che era la stessa macchina che aveva, identica, che era Stefano. Siamo usciti dal cinema e con la stessa macchina lui mi parlava del mestiere di giornalista. Io è come se avessi avuto di fianco Filippo Noire e lì mi ricordo la figura del giornalista. Molto bene. Non avevo realizzato questo, non filmato, e dopo mi è venuto in mente qualcuno che mi aveva dato la ragazzetta. Ma io la filmato. Io l'ho visto sul sito. Ah, sul sito. E dopo, da ragazzo, dopo ho fatto due conti perché pensavo a filmare, ho fatto due conti e sono arrivato. Lui disse che lui la potessimo privatizzare. Poi la lascio diretto, ma invece la partenza qual è stata? Come vi siete conosciuti per caso? Come arrivate in spiaggia assieme? No, eravamo in compagnia assieme, mi hanno marito, con le compagnie di ragazzi. Ma per caso, perché lui bolognese, lei abbiamo detto lombardo. Sì, ma la vita è fatta di apparenti casi. Yes, yes.